cosa rappresenta il premio di stasera? Allora, il premio è un premio ciclico che noi diamo ogni anno alle personalità che si sono distinte in campo nazionale e internazionale su alcuni settori. Ci siamo ritrovati tutti concordi quest'anno per darlo alla professora Scirto, perché credo che quando si parla di Covid, come abbiamo assistito nel periodo di lockdown da marzo, aprile e così via, c'è stato questo grande sollievo da parte dei malati intubati in questo protocollo che lui ha sollevato e ha realizzato. E quindi credo che questo sia stato un'operazione civica e sociale. I prossimi impegni dell'associazione? I prossimi impegni, adesso ci fermiamo un attimo perché abbiamo avuto una situazione intensa, perché da pochi giorni abbiamo dato vita all'osservatorio sulle dinamiche economico-sociali dell'Alto Casertano. L'8 ottobre avremo l'insediamento, quindi ci concentreremo sulle proposte progettuali che poi non mancheranno.